Buongiorno amici, che ne dite se chiediamo a Saul di farci curiosare un po' nella serra per capire di che cure ha bisogno? Entriamo nella serra, abbiamo visto come l'abbiamo montata. Io diciamo che non l'ho sfruttata tanto, perché la gestione di una serra prevede che comunque metti dell'acqua, che la temperatura sia costante, una serie di cose. Non abitando qua, io a volte ci vengo ogni 15 giorni, è un po' troppo poco. Una serra, per essere molto produttiva, ci devi dedicare delle cure, non tantissimo, però un quarto d'ora ogni 4-5 giorni sarebbe utile, anche solo per metterci dell'acqua. Visto che comunque, non essendo stato piovoso o nevoso, non c'è stato un riciclo d'acqua, è sempre stato bello e ventilato. Adesso vi faccio vedere cosa è cresciuto, raccoglierò due verza, ho dell'acqua piovana che è nel secchio e gliela metto dentro. Cosa serve quest'acqua? C'è bisogno che bagno le piantine. La verso viene assorbita e per evaporazione viene riconsegnata al terreno. Raccogliamo due o tre cose che sono cresciute. Abbiamo questo cavolo cappuccio che sembra piccolo ma in realtà è bello sodo. Vedete che vi mostro qui, si vede l'umidità. La vedete che se faccio così vedete proprio l'acqua. Ecco, questa è proprio la dose di umidità che c'è. Comunque adesso ve lo raccolgo e così vi mostro questa cosa. Vedete quanta umidità c'è. Guardate che sgocciola. Si vedono proprio le goccioline, vedete? Vedete che adesso la mia mano è bagnata? È proprio questo dovuto all'umidità della... Guardate qua dentro. Ecco, questo è grazie all'umidità della serra. Allora ne raccolgo uno, lo vedete anche qua quanta umidità c'è. Guardate questo che si vede molto bene. Guardate qua dentro. Vedete lì l'umidità? Guardate quanta ce n'è. Qui c'è della scarola che lascio crescere ancora un po' di giorni. Per questo che vi dicevo, avere una serra io non l'ho utilizzata tantissimo per una questione di gestione di tempi. Però se uno ha una piccola struttura come questo, veramente con poche cure tutti i giorni o ogni 4-5 giorni, una volta alla settimana, ci entra, dà un po' d'acqua e a quel punto ha veramente una vegetazione. Adesso che la temperatura fuori si alza, ci sarà più luce, probabilmente renderà comunque. Abbiamo della cicoria pan di zucchero, che vedete che bella chiusa, la lascio ancora così. Qui avevo buttato dei semi a spaglio di cime di rapa, stanno crescendo, vedete che sono piantine tenerissime. Qui avevo seminato della piccola insalata, vedete? Vedete qui a righe, la vedete? Guardate qua, vedete che spunta e c'è. Poi questa la potrò lasciare così o la ripicchetto in serra, fa 15 giorni e si sviluppa. Ma guardate anche qua che c'è. Piantine semina a spaglio, rucola, questa è tutta rucola e queste sono insalate, vedete con la foglia più rossiccia. Guardate anche questa cosa che ci sono diversi tipi di insalate, erano dei semi raccolti misti, per cui quei semi che si raccolgono non selezionandoli, non facendo un grande progetto per portarli a monta e tenerli per l'anno dopo. Una manciata qua e una manciata là. Passi durante l'estate, trovi una rucola che matura e ti porti via i semi. Poi passi, c'è una foglia di quercia rossa piuttosto che del soncino, ti prendi i semi, te li infili dentro un tovagliolo di carta, spesso io uso i fazzoletti, li metti da parte e non li conservi per produrre qualcosa di produttivo a livello di sementi, ma semplicemente per il piacere di averli. Per cui vedete che qui c'è diversi tempi di crescita e diverse varietà di insalata. Guardiamola qua, questa è rucola che cresce rapidamente, questa è una foglia di quercia viola, vedete piccola, e questo è un altro tipo di insalatina con la foglia tonda sotto, seminata lo stesso giorno, tre tempi di crescita. Quassù in cima
c'è della rucola in fiore, anche questa. Potrei raccogliere le foglie da consumare per farci il pesto, per mangiarle nell'insalata, oppure lasciarla andare a monta e produrre semi da soli. Qui c'è dell'altra insalatina che sta spuntando, vedete? Piccola piccola. Adesso innaffio, qua ci sono dei porri, cioè non è stata ben usata come vi dicevo, però ci sono delle cose. Vedete che al bordo, dove c'è il telo che scende, che contiene umidità, vedete che è proprio bagnata, oh? L'abbiamo visto sulle verdure, così, vedete che ai bordi c'è più umidità di sgocciolamento, proprio su tutti i lati, vedete, anche qua, vedete che l'umidità del telo scende, perché è bagnata, eccola qua. Adesso semplicemente verso un po' d'acqua all'interno, che aumenta questa capacità. Lo faccio piano piano, vedete che il terreno è molto asciutto, per cui l'acqua tende a scivolare, ma essendo che evapora ritorna su senza grossi problemi. Poi comunque scende giù lungo la serra. Ecco, avere una serra e poterla posizionare in un luogo pianeggiante, per cui su un terreno orizzontale, questo è un vantaggio, l'acqua rimane lì. Io qui sono costretto a farlo in questo modo per il discorso della nevicata, perché non abitando qua, se viene una nevicata e non ho una zona super pianeggiante, la neve non scivola giù dal telo e tende a schiacciarmelo verso l'interno. Do un altro innaffiatoio d'acqua, anzi do un altro secchio d'acqua. Io cerco di usare l'acqua piovana, anche se molto poca. Rimani con noi.